Anch'io ringrazio molto il Presidente della Bulgaria per aver organizzato in maniera così eccellente questo nostro incontro e per le parole che ha pronunciato all'inizio di questa conferenza stampa in cui mi riconosco pienamente. Come noto, nelle nostre riunioni non si assumono decisioni, queste sono rimesse ai nostri rispettivi governi che si riuniscono a partire da Bratislava. E quindi abbiamo fatto, come sempre in questi incontri, una riflessione ad ampio respiro sui due temi all'ordine del giorno. L'Unione Europea è in questo momento impegnata necessariamente in una riflessione su se stessa, sui ritardi, sugli errori, senza dimenticare i risultati acquisiti, i grandi vantaggi arrecati dall'esistenza dell'Unione a ciascuno dei nostri paesi. Naturalmente i risultati conquistati e conseguiti, in quanto tali, vengono considerati abitualmente scontati e alle volte non si riflette adeguatamente su cosa sarebbe a ciascuno dei paesi dell'Unione senza l'appartenenza all'Unione. Quindi si deve riflettere sugli errori, sulle correzioni necessarie, ma anche considerando quanto in questi anni si è arrecato di vantaggio, di benefici, di benessere, di progresso, di pace, di stabilità, di sicurezza ai paesi dell'Unione. Occorre riflettere sul modo di essere dell'Unione, su come deve svolgere il proprio compito, in che modo organizzare, modulare il proprio governo. E a nostro avviso, a mio avviso, i fronti che l'Unione Europea ha di fronte richiedono una più intensificata politica comune, una maggiore politica comune per affrontare questi fronti, che sono essenzialmente tre: governare l'economia, fronteggiando crisi finanziarie e difficoltà economiche, per assicurare soprattutto ai nostri giovani occupazione e sicurezza per il loro futuro. Un secondo fronte è quello delle migrazioni, fenomeno epocale che va governato in tutti i suoi aspetti, dalla vigilanza sulle frontiere esterne, ai criteri di asilo, alle ricollocazioni, ai rimpatri per chi non ha diritto all'asilo con accordi per i paesi di provenienza. Nel suo complesso va gestito dall'Unione. Soltanto l'Unione, non i singoli paesi, sono in condizione di affrontare e governare seriamente questo fenomeno. Il terzo fronte è quello della minaccia del terrorismo, che richiede anch'esso una maggiore integrazione, una politica comune per la sicurezza all'interno e nel complesso dell'Unione Europea. Si tratta di fronti tutti presenti, tutti al momento fortemente presenti all'attenzione delle nostre pubbliche opinioni, e tutti governabili con efficacia, con una maggiore politica comune. Il secondo argomento sui Balcani occidentali ha visto un ampio consenso nel nostro, come sta emergendo anche in questa conferenza stampa. In realtà, il progressivo allargamento dell'Unione Europea in questi decenni è stato sempre motivato dal desiderio di pace, di stabilità, di sicurezza, di benessere. Questo ha motivato nel corso del tempo il progressivo, felice allargamento dell'Unione Europea. Nei Balcani fanno già parte dell'Unione la Bulgaria e la Romania e sul versante occidentale la Slovenia e la Croazia. Sono presenze di cui nell'Unione non potremmo fare a meno, presenze autorevoli e felici. E questo percorso di ampliamento nei Balcani occidentali va proseguito verso tutti i paesi di quella regione. È non soltanto coerente con la storia dell'Unione di questi decenni, ma necessario per completarla. Ed è necessario per garantire così a tutta l'Europa, non soltanto a quella regione, una pace e stabilità che passa soltanto attraverso la prospettiva reale di adesione all'Unione Europea. Noi dobbiamo di conseguenza nell'Unione in questi mesi lanciare segnali
di conferma dell'intendimento di far aderire questi paesi all'Unione nei tempi necessari, ma in maniera riconfermata e sicura. Grazie.